dopo l'arrivo a Cervinia e il passaggio nel Biellese, il giro riparte da Saint Vincent attraversando nuovamente il Piemonte, ma va verso il Sestriere per l'ultima tappa decisiva prima della passerella tra Torino con arrivo a Milano. In quel di Saint Vincent incrociamo Davide De Zan, che ringraziamo per essersi fermato ai nostri microfoni, voce storica del ciclismo, anche come dire per una genetica dinastica, ecco, il papà Adriano è stato voce in video di tante edizioni. Davide, un giro senza storia? Un giro senza storia per quello che riguarda il padrone assoluto, ma questo ai noi si sapeva fin dall'inizio, insomma, troppo forte, troppo esperto, troppo potente per tutti, e Contador. Però dobbiamo dire che la storia bella di questo giro è rappresentata da Fabio Aru, che è arrivato purtroppo con una condizione fisica che non era quella che lui voleva, quell'intoppo proprio in giorni cruciali, come quelli che da sempre un corridore vive proprio prima della partenza di una grande tappa, sono stati determinanti. Fabio è arrivato qui con una condizione che non era quella che voleva, ha provato nelle due prime settimane ad attaccare, insomma, a vivacizzare la corsa, l'ultima settimana per lui è stata un vero e proprio calvario, poi però, insomma, ha tenuto duro, ha pedalato più con la testa, come dice lui, col coraggio, col carattere, più che con le gambe, e poi, insomma, ci ha regalato quella bellissima vittoria, quella bella impresa a Sestriere, che è anche però una promessa importante per il futuro. Cosa ci dice questo giro? Che Aru comunque ha i numeri un giorno per poterlo vincere, e la speranza naturalmente è che quel giorno non sia molto lontano, oltre comunque alla soddisfazione a 24 anni di condividere il podio finale che ci sarà domani a Milano con un grande corridore come in maglia bianca, però. In maglia bianca, per cui insomma una vittoria di tappa, grande protagonista, ha dimostrato di avere carattere, di saper gestire situazioni difficili, una bella impresa a Cervinia, un secondo posto di grande valore, per cui insomma direi che per noi, insomma, questo Giro d'Italia è molto molto buono. Consideriamo poi le altre 7 tappe vinte, per cui è l'8ª tappa italiana conquistata in questo Giro d'Italia. Beh, insomma, non avremo vinto il Giro, ma ci siamo ritagliati da italiani uno spazio importante, abbiamo trovato assieme a Nibali una nuova speranza per il futuro. Per quello che riguarda il futuro, poi insomma c'è questo Formolo che ci ha regalato anche qui una bella emozione, Ulissi che è tornato a vincere, insomma, di elementi positivi in questo Giro d'Italia per il ciclismo italiano credo che ce ne siano tanti. Un'ultima cosa, nel talk show. Tanto però guarda questa curiosità, se ti giri, vedi qui i corridori cominciano, vengono su da questa salitina e cominciano un po' a preparare le gambe per quello che sarà la tappa di oggi, perché non dimentichiamo, qui siamo circondati dalle montagne, ma ci sono due montagne, insomma, lì nel finale, soprattutto una, il Colle delle finestre, insomma, che per i muscoli, insomma, sì, sarà una bella prova. Sì, ultima parte in sterrato peraltro. Nel talk show che abbiamo registrato a Valdengo l'altro giorno, Celestino Vercelli, ex corridore professionista, sosteneva che se il giro fosse stato disegnato con più salite e non con 60 km di cronometro, Aru avrebbe potuto dire la sua anche per la vittoria finale. Marco Bellini non era d'accordo con lui. Ma lei, Davide, da che parte sta? Allora, io sto dalla parte, insomma, del vedere le cose come stanno, insomma. Di sicuro quei 60 chilometri erano un regalo che il percorso ha fatto ad un grande come Contador. Dobbiamo però dire che Contador anche in salita ha amministrato, era una sorta di regista in corsa, no? Se ci fate caso, anche ieri lui ha lasciato andare Aru ad un certo punto, o per meglio dire non ha voluto con forza corregli dietro, perché aveva 6 minuti di vantaggio che gli consentivano di controllare agevolmente la situazione, per cui è un Contador che in salita, e lo abbiamo visto anche sul Mortirolo quando ha recuperato 50 secondi, comunque ha dimostrato una grande superiorità anche lì, per cui di sicuro i 60 km non sono stati un passaggio favorevole per Aru e lo sono stati per Contador. Io credo che anche con una crono di 30 o 40 km le gerarchie sarebbero state le medesime, perché ti dico, la superiorità di Contador anche in salita al momento è netta nei confronti di tutti. Ultima cosa, noi arriviamo da Europa praticamente, ci fa un ricordo per la memorabile tappa dello scorso anno? Beh,
Bella tappa, però io quando penso a quelle montagne, quando penso a quei passaggi, il pensiero, ed è un pensiero che mi ha accompagnato in tutto questo giro, anche perché c'è stato un passaggio a Madonna di Campiglio che inevitabilmente ha portato il pensiero a Marco Pantani. È stato un giro, ancor più adesso che vedo queste montagne, insomma, quando uno appassionato di ciclismo vede una montagna, per chi poi ha avuto la fortuna di vivere i giri nei quali Pantani ha fatto cose straordinarie. Beh, il pensiero secondo me va a Marco, è stato come dire un'ideale congiunzione quel passaggio da Madonna di Campiglio fino alla Prica, passando poi per Pinzolo, cercando di unire quei due punti che Marco in quel giro del 99 non è riuscito a congiungere. Per cui se c'è un pensiero che va alla salita che mi hai ricordato tu, Europa, a Madonna di Campiglio, al Giro d'Italia, beh, insomma, il pensiero va a Marco Pantani, ed è un pensiero, ti dico, al tempo stesso dolce e doloroso, perché chi gli ha voluto bene, come il sottoscritto, insomma, ha sempre un dolore al cuore nel pensare che lui non è qui con noi e non c'è più. Grazie Davide, grazie, gentilissimo, e buon lavoro. Buon lavoro a voi, ciao. Yeah.